molto tempo fa, in un luogo che non era indeterminato, quando le stelle ancora non brillavano nel firmamento e il caos era ancora cullato da un universo di amore, una scintilla, così finalmente infinita, pose fine alla terribile estasi di quell'armonia. In pochissimi attimi, essa si sprigionò, riscattò la condizione a cui era stata sottoposta sino a quel momento, e liberò sé dalla terribile prigione di se stessa, e si manifestò. E così come il dolce suono di un pianoforte, le cui note, seppur isolate, lontane, terribilmente sole, si riconoscono in unità, in una completezza che fa di essa una dolce armonia, così essa diede origine a infiniti universi, nuovi firmamenti, miriade di terre, e in esse ruscelli, animali e mari. Molto tempo fa, e non era in un luogo indeterminato, una di queste creature si alzò, distolse il suo sguardo dalla polverosa terra e poté dunque mirare una realtà a lei sconosciuta. Poté osservare l'universo, la volta celeste e le gocce di diamanti che la costellavano, le stelle. Fu così che egli poté contemplarle, amarle, stupirsi, riconoscendo in esse se stesso. E fu così che, intimorito da tale completezza, poté riflettere su ciò che egli era stato sino a quel momento, su ciò che mai aveva notato, ma che al tempo stesso aveva segnato e vincolato la sua stessa esistenza. Fu così che il suo turbamento, tra l'essere ciò che era sempre stato e divenire ciò che era predisposto ad essere, lo spinse a ricercare una risposta diversa dal semplice adattamento sempre attuato. Una risposta che lo spingesse non più a ricercare nella natura l'esterna causa di ciò che gli era, ma a riconoscersi in essa. A riconoscere, seppur di non essere quella matrice per cui si muove il tutto, di avere in sé l'essenza stessa di quella forza divina, la ragione. Ed era questa energia, in principio, a guidare le gesta della creatura generata dalla terra, o più semplicemente, uomo. E dunque, nell'uomo, quali forze interagiscono? L'uomo non è mai solo. Egli è sempre una legione, e quindi l'imprescindibile unione di sentimenti, emozioni, vissuti, ma principalmente l'esito del continuo scontro fra ragione e sensi. Tra i due, dunque, chi prevale? Non vi è prevaricazione alcuna. L'intera esistenza è l'esito del conflitto tra ciò che determina la ragione e l'istintività dei sensi. Mai uno dei due dovrebbe prevaricare nella natura umana, poiché è impossibile in essa un'esistenza presupposta da una sola di queste imprescindibili variabili. Se così accadesse, l'uomo diverrebbe pura ragione, eternamente limitato all'essere, mentre nel caso opposto ci sarebbe talmente tanta mancanza di armonia da impedire la costituzione stessa della vita, implicando il grado massimo del non essere, che escluda dunque il divenire. Ma se esso non implica l'essere, poiché sarebbe pura ragione, ma allo stesso tempo non raggiunge l'apice del non essere, poiché presupporrebbe l'assenza del divenire, qual è la condizione umana? L'uomo è la creatura perfettamente imperfetta, l'infinitissima parte di quella totalità che potrebbe porre fine alla sua esistenza in qualsiasi momento. È l'unica moneta di riscatto che egli possieda, l'unica possibilità di redenzione che possa fare in modo che, seppur schiacciato, vinto o battuto, egli possa comunque riconoscere e contemplare la consapevole forza che lo trascinerebbe con sé e la ragione. E quindi si crea una condizione tale per cui l'uomo non possa esistere o quantomeno essere senza l'altro, divenendo dunque due condizioni imprescindibili, eternamente legate dalla contrapposizione che le unisce. Dunque, riconoscendo che da un'unica unità, da una scintilla quasi divina, il tutto e quindi l'esistenza stessa dell'uomo ha avuto inizio, qual è il rapporto tra l'uomo e la matrice da cui è scaturito? La scintilla divina da cui egli è scaturito è presente ogni volta il suo cuore batta e ogni qualvolta egli riapre gli occhi e si stupisca del creato come per la prima volta. E quindi si crea una condizione tale per cui dall'uno tutto scaturisce e all'uno tutto ritorna. Bravi, bravi, bravissimo. Bravissimo Ermindo che ha scritto il testo. Molto bravi. Be reborn.